quarta tappa del campionato regionale di enduro abbinato al trofeo Squarna da Matelica, ridente cittadina della provincia di Macerata, famosa per il verdicchio. Le condizioni meteo in questa tappa di Matelica sono state davvero proibitive. Grandioso il lavoro del locale motoclub guidato dal presidente Carlo Conti, che è riuscito nell'impresa di portare a casa una gara non facile da portare a termine. Le condizioni meteo difficili hanno costretto il motoclub Matelica ad operare numerose modifiche al percorso, sia sulle speciali che sul percorso stesso. In particolare la gara si è giocata su una prima prova, l'enduro test, cosiddetta linea molto viscida ed impegnativa, per poi andare in un bellissimo fettucciato tutto in piano in località Cavalieri di Matelica, proprio adiacente alla scuola cross di Danilo Marasca. Oltre 150 piloti intervenuti a questa gara che, come abbiamo detto, è stata abbinata ad una prova di trofeo Squarna. Bello lo spettacolo offerto dai piloti della casa svedese, in particolare Omar Chiatti vince l'assoluta di questa categoria, regolando Andrea Castellana e Mattia Ferrari, che si sono rivelati ostici avversari e addirittura si sono inseriti nelle posizioni che contano anche nella graduatoria regionale. È stata imperniata sul duello acerrimo tra Omar Chiatti e Roberto Pazzurri. Chiatti in questo parte di stagione si trova veramente in forma, è riuscito a mantenere la leadership della gara fino all'ultima speciale, ma dove è venuto fuori Roberto Pazzurri, che con una zampata da leone felina è riuscito a riportarsi in testa e a prevalere sul rivale per solo un secondo. E vedete una linea dove i numeri certo non sono mancati, questo è Federico Ulissi che si è giocato un bel jolly. Terza piazza per quanto riguarda il regionale per Luca Uccellini, che riesce a capitalizzare bene con una gara regolare e si porta in vantaggio e anche in testa la propria categoria, la E1. E dopo questo tuffo nel fango di Lillini andiamo a vedere nel dettaglio quello che è successo nella categoria mini enduro. Nei mini aspiranti gradita la presenza del crossista Davide Costantin, che già mette subito sigillo su questa gara di Matelica, seguito da Alessandro Valeri su Husqvarna e Samuele Federici su KTM. Nella baby ancora Valentino Corsi riesce a predominare su Francesco Fruganti e Luca Piersicini, tutti e tre su KTM. Quindi è il turno delle esordienti, con Travis Petrolati che vince questa categoria, seguito da Alessandro Sadowski e Luca Ricci. E passiamo quindi alle vittorie di categoria. Cominciamo con la 50 codice, vinta da Vittorio Pettinari su Rieiu. Quindi la classe AUS, vinta da Giovanni Tardini su Honda. La classe AM va a Giulio Francucci su KTM. La E1 è vinta da Luca Uccellini su Honda, seguito da Federico Ulissi su KTM ed Andrea Moriconi su Beta. La E2 è di Roberto Pazzurri su Beta, vince quindi anche l'assoluta. Quindi Graziano Ronca su Honda e Riccardo Cantenne su Beta. La E3 è vinta da Omar Chiatti su Husqvarna, quindi seguito da Mauro Fiorgentili su KTM e Marco Rughi su Beta. La Veteran, Sergio Pazzurri ritorna in testa a questa categoria sulla Honda, Marco Elmi su Honda e seguito da Lucio Chiavini su Beta. La classe TU è di Francesco Milli su Husqvarna, seconda posizione per Jacopo Treni su KTM, terza posizione per il ragazzo di Castelraimondo Simone Negroni su Usaber. La classe TS è di Simone Sfiorgentili, crossista anche lui, sulla Suzuki, seguito da Luca Resparante su KTM e Michele Caramanti su KTM. Infine la classe TM è di Germano Morri su TM, seconda posizione per Nicola Giordani su KTM e terza posizione per Stefano Romanucci su KTM. Intanto vediamo le premiazioni riservate alla categoria dei motoclub, ma andiamo a sentire le impressioni della gara direttamente. Omar Chiatti, sei in crescendo, buonasera, sei in crescendo rossiniano Omar.
una gara dove hai vinto l'assoluta comunanza, anche oggi te la sei giocata fino all'ultimo. Sì. Hai vinto di numerose linee, ti è piaciuta tantissimo la linea, quindi. Sì, la linea era bella, peccato per il maltempo, sono dovuti accorciare la linea. Però beh, a sto punto tu, visto che comunanza c'è stato il nubifragio, qui c'è stato il nubifragio, si vede che il maltempo a te ti porta bene. Sì, dai, diciamo che mi porta bene, anche se quest'anno con la moto nuova riesco magari a esprimermi meglio su questi terreni viscidi. Vuoi ringraziare qualche sponsor in particolare che ti danno mano? Ringrazio in particolare la mia famiglia, perché lo sponsor principale è la mia mamma, la mia fidanzata, mio papà, insomma, tutti i miei parenti, poi una ogni moto, che comunque sia è 3 anni che mi dico Amedeo. Poi ringrazio, diciamo, tutti quelli del motoclub Baglioni di Città di Castello, che anche loro costantemente ci danno la mano e, diciamo, più che altro sugli allenamenti, che ci mettono a disposizione i loro tracciati a Città di Castello. Bene così, fanno bene, perché voglio dire, stai crescendo molto bene. Prossimo appuntamento a Pieve Povigliana, quindi cazzo. Ma ci saremo, come no? Dai, ci vediamo lì. Ciao, grazie. Allora, pronti col Bazzu? Bazzu, allora pure oggi, gran gara. Bella questa ematelica, difficile. Speciali ti sono piaciute? Corte, lunghe? Sì, insomma, dai, non lunghissime, una media gara. Però bravi, perché il tempo li ha messo tutti contro, però hanno tirato fuori la loro esperienza e hanno salvato la gara. Ennesima vittoria! Oggi sì, hai reso la pariglia da comunanza, dove ti avevi avuto qualche difficoltà. Succede, dai. Beh, sicuro. Grazie. Sì. Ciao, grazie mille, ci vediamo la prossima, quindi da Pieve Povigliana ci sarai. Sì. Ciao, ci mancherebbe. Ciao. Delle marche.com, come al solito, vi saluto tutti e vi rimanda al prossimo appuntamento con l'enduro marchigiano da Pieve Povigliana il 15 giugno. Ciao a tutti!